Il primo 800 in letteratura. Parleremo di un periodo storico che sostanzialmente va dall'arrivo della Rivoluzione francese in Italia, al seguito di Napoleone, dalle vicende di Napoleone in Italia, all'unità d'Italia, quindi 1861. La seconda parte dell'Ottocento la lasceremo o all'anno prossimo o all'ultima parte di quest'anno. Il percorso, questa lezione illustra un po' il percorso, poi gli approfondimenti e i lavori di gruppo saranno ad integrazione. Allora, tutto questo periodo è caratterizzato dalla ricerca dell'unità d'Italia da parte non tanto del popolo italiano inizialmente, ma sotto la spinta degli intellettuali italiani della nostra penisola. Che soprattutto ritrovano nella letteratura le ragioni di una unità da costruire. La cultura e la letteratura sono stati il paradigma, il modello della nostra unità. E infatti Ugo Foscolo, il primo degli autori che incontreremo, è proprio il paradigma della situazione tragica in cui si trova il tipico intellettuale italiano, della penisola italiana, l'Italia non esiste, è comunque della nostra penisola, che è unita da secoli dal punto di vista culturale e letterario e che quindi vota tutto se stesso nell'ideale della patria, dell'unità di questa patria e che con il suo romanzo epistolare Le ultime lettere di Jacopo Ortis e poi con i Sepolcri darà un po' il senso di questa ricerca. Le ultime lettere di Jacopo Ortis abbiamo già detto che risentono molto dell'influsso pre-romantico e della letteratura poi più nordica e quindi il giovane Werther di Goethe, c'è tutto l'aspetto sentimentale, ma è forte proprio la spinta patriottica e da questo punto di vista è quindi un'opera emblematica. Una riflessione ancora più profonda è quella poi dei Sepolcri. Quindi è il tipico intellettuale lacerato in questa parte del secolo, l'intellettuale che si sente anche tradito dal Trattato di Campo Formio e dalla svendita di Venezia come merce di scambio, viene trattata Venezia dall'Austria e dopo Campo Formio sappiamo che ritornano gli austriaci e lui è costretto all'esilio, finirà la sua vita in Inghilterra. E ancora una volta, comunque, per quanto riguarda l'Italia, Milano l'ambiente più vivace dal punto di vista culturale. Ancora una volta è una rivista milanese, quella che guida un po' e che dà gli stimoli intellettuali a tutti i letterati dell'epoca. Sto parlando del Conciliatore. Se nella fase illuministica dell'illuminismo lombardo il caffè era il punto di riferimento, nella fase romantica abbiamo il Conciliatore che raccoglie diciamo, i più importanti intellettuali dell'epoca del romanticismo italiano, è un punto di riferimento, ma questi intellettuali verranno poi perseguitati dagli austriaci, molti scapperanno, molti andranno in esilio e alcuni saranno anche incarcerati. Il più famoso di tutti che subisce questa sorte è Silvio Pellico, famoso in tutta Europa, il suo romanzo Le mie prigioni. Quindi un'Italia ancora frantumata e sottoposta allo straniero, che però punta a una sua unità e vede proprio negli esponenti della letteratura il punto di riferimento di questa unità, perché se c'è qualcosa che unisce l'Italia anche attraverso tutti i secoli di divisione di dominio straniero, ripeto, è proprio la letteratura e la storia della cultura. Perché la storia della cultura italiana ha fatto anche la storia della cultura europea. A Milano si impone comunque la presenza poi di Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni, ovviamente conosciuto per il suo romanzo I Promessi Sposi, vedremo anche tutte le altre sue opere, domina la cultura italiana. Alessandro Manzoni, un po' a metà tra diciamo le influenze illuministiche per gli ambienti che ha frequentato e la sua svolta romantica, ma del tutto peculiare.
famoso ovviamente per il suo romanzo I Promessi Sposi, e un romanzo che è talmente famoso, talmente un modello, che forse paralizza un po', in parte paralizza la produzione romanzesca italiana. Vengono prodotti altri romanzi storici, ma non riescono, storici risorgimentali, ma non riescono ad eguagliare il modello di Manzoni. È un modello che chiaramente in questi percorsi in pillole che facciamo attraverso i secoli non può essere riassunto, accenniamo solo al romanzo storico, romanzo cattolico, romanzo della provvidenza, ma sono tutte definizioni che, come di tutte le grandi opere, come la Divina Commedia, non riassumono la grandezza. Non è un romanzo consolatorio, ormai è stato chiarito, è un romanzo che, semmai, per dirla con Calvino, è un romanzo dei rapporti di forza. Infatti, in esso, qualche forse ancora più interessante sono le dinamiche sociali, politiche e interpersonali che sono analizzate. È talmente famoso che crea poi dei personaggi, dei caratteri che diventano poi assoluti, passano alla storia e tutti li ricordano. Se Milano è la città di Manzoni, e Manzoni è in tutto e per tutto legato a questa città, invece la storia di Leopardi è legata solo a Recanati per la prima parte della sua vita, ma poi cerca di viaggiare in tutta Italia, si lega a diversi ambienti italiani, Leopardi, e la sua vita e la sua opera ci restituiscono un percorso straordinario, comunemente, forse in modo un po' semplificatorio, comunque comunemente è ritenuto il più grande poeta dopo italiano dopo Dante. Anche qui le definizioni, per forza di cose, non ci restituiscono tutta la sua opera. Comunemente si dice le sue poesie siano le poesie del rimpianto, del dolore, della sofferenza, delle illusioni, di un pessimismo diffuso. Eppure abbiamo cercato già di introdurre questo concetto, sono comunque le poesie della leggerezza, almeno nella forma. Fu anche un filosofo, non solo un poeta. E filosofo appunto del pessimismo e del confronto e del rapporto tra l'uomo e quella che lui chiama la vanità del tutto, il nulla, ma tratta di questo rapporto senza essere nichilista. Per quanto pessimista, non si abbandona mai alla rinuncia. La sua lotta, la sua speculazione continuano fino alla fine, e alla fine ci restituiscono una svolta che è quella della ginestra, che è quella di una capacità di sperare quantomeno in una illusione concreta, quella della solidarietà umana, l'umana compagnia, come la chiama nella Ginestra. Di fronte al nulla c'è la possibilità concreta di un'illusione di vita costruttiva, positiva, che è data dalla solidarietà umana. Questi sono i tre grandi di questo primo 800 e dovendo trattare di questi autori, di cui vedremo chiaramente tutta la vita, il pensiero e la poetica, cercheremo poi di approfondire alcuni aspetti un po' più inediti con tre lavori di gruppo. Per quanto riguarda Foscolo, cercheremo di capire quale idea di patria emerge e come l'attualizziamo e come ci poniamo rispetto a questa idea di patria oggi. Per Manzoni vi chiederò di seguire il filo illuministico della sua opera, di rintracciare non tanto e non solo il Manzoni romantico, ma tutto quello che è il lascito illuminista. E per quanto riguarda Leopardi, già anticipavo, dobbiamo cogliere, al di là della filosofia pessimistica, dobbiamo cogliere questa, l'abbiamo chiamata, insostenibile leggerezza della forma, delle sue poesie, tracce di levità in Leopardi, lo chiameremo.
Quindi questo è il percorso che ci accingiamo a fare nel primo 800 della letteratura italiana.